Il Teramo andrà a caccia domani del primo successo stagionale, lo farà qui alle 18.30 contro il Gubbio, successo stagionale necessario anche a detta del tecnico Giovanni Zichella per evitare di entrare in un tunnel mentale pericoloso, visto che la vittoria ancora per l'appunto manca in casa biancorossa. Ascoltiamo. Sì, era importante vincere anche mercoledì, era importante vincere anche le altre due, difatti specialmente i calciatori e parte della dirigenza erano rimasti stupiti dopo la partita di Bolzano, dove io ero moltissimo arrabbiato, non molto, moltissimo. Perché? Perché ho pensato, caspita, si fa una buonissima gara, pareggio poteva essere stretto, addirittura gli abbiamo regalato la vittoria. E questa la paghi, ma non sul momento. Sul momento uno dice, vabbè, mi hai fatto una buona prestazione, dai, andiamo. No, è perché poi ti capiterà di non fare una buonissima prestazione come a Imola e non fai punti e quindi quei punti ti servivano. Dubbio speranza nel Teramo, non si è allenato fino a ieri, il capitano biancorosso lo ha fatto questa mattina durante la rifinitura, ma in conferenza stampa Zichella ha fatto intendere che sarebbe propenso a non rischiarlo per evitare poi di perderlo per le prossime giornate. Ci sarà di conseguenza probabilmente Altobelli al suo posto, mentre in attacco Piccioni, Di Renzo e Bacio Terracino sembrano pronti per una maglia da titolare. Dubbio modulo invece nel Gubbio tra il 4-3-3 canonico e il 3-5-2, dubbio che verrà probabilmente sciolto domani, ma a proposito degli avversari Zichella ne parla proprio così. Ho visto le ultime tre partite, hanno giocato cinque tempi con il 4-3-3, l'ultimo tempo, gli ultimi 34 minuti dell'ultima partita con il 5-3-2. Secondo me è anche un'esigenza per caratteristiche di Marchi, la loro prima punta, che preferisce avere un giocatore a fianco per poter dialogare. E quindi mi aspetto un 4-3-3 o un 3-5-2. Speranza è convocato, però ci ragioniamo ancora sopra domani mattina sia io che lui. Vediamo un attimo se tra virgolette rischiarlo. Io sono sempre contrario a queste situazioni, preferisco perdere un calciatore importante per una giornata e non per sei. Per noi speranza è fondamentale. E questa mattina in conferenza stampa Zichella a domanda ha risposto anche a proposito della voglia di vincere del presidente Campitelli, un Campitelli che a detta dell'allenatore starebbe consolando per l'appunto lo stesso per il successo che ancora manca, ma ascoltiamo per l'appunto le parole dell'allenatore del Teramo. Secondo me lui ha un allenatore che vuole vincere più di lui quest'anno, e quindi è lui che consola me ultimamente. Difatti anche a Bolzano mi ha chiamato tante volte di stare tranquillo, sereno. Io non volevo stare tranquillo e sereno, perché il giorno che sono sereno e tranquillo bisogna preoccuparsi a Teramo. Se mi chiedete, io vi dico, io mi sono sentito sicuro di non perdere il posto di lavoro da gennaio a aprile, quando ero già stato fatto, quando non c'ero ed ero già a casa. In quel momento mi sentivo sicuro.